tutti! Oggi prepareremo la treccia di pan brioche alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra, Nutella, olio di semi d'arachidi, zucchero, latte, granella di nocciole, uovo, sale, aroma di brioche o aroma di arancia, tuorlo e latte per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. Il lievito. E lo facciamo sciogliere per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo l'olio, la farina, l'uovo, l'essenza di brioche e il sale. E facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Spalmiamo adesso la Nutella su tutta la superficie lasciando 2 cm dal bordo. Polverizziamo con la granella di nocciole. Arrotoliamo formando un cilindro. Chiudiamo bene i bordi. Tagliamo a metà nel senso della lunghezza e intrecciamo i due lembi tra di loro. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la treccia dal forno, adesso la spennelleremo con il tuorlo d'uovo e un po' di latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La treccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia di pan brioche alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!